Allora, abbiamo tre fonti per parlare della cornea. Abbiamo le sbobine miedichiliti, che sono quello che sono, e poi abbiamo due libri. Allora, dalle sbobine parliamo un attimo brevemente dell'anatomia microscopica della cornea, come se io l'anatomia non ve l'avessi spiegata mille volte. La cornea ha cinque strati. C'ha lo strato epiteliale superficiale, c'ha lo strato poi del membrana di Bowman, presenta lo stroma, la membrana poi di Descemet e l'endotelio, okay? Che separa fondamentalmente la cornea dall'umore acqueo presente nella camera anteriore. Ok, nella cornea è possibile avere una trasparenza perché nello stroma le fibre sono disposte in una serie ordinata e quindi non vanno a creare anomalie di diottria. Vi ricordo che la diottria della cornea è 40, il cristallino 20. Ok. Ora, che cosa volevo dire ancora? Beh, qui sta spiegando a livello di fisiopatologie, cosa che io vi ho già spiegato, la fisiopatologia della cornea, in quella che è la membrana ematooculare, che chiaramente quello endotelio monostratificato, qualora dovesse venire danneggiato, la pompa osmotica non funziona più e la cornea si ritrova che non riesce a buttare indietro nell'umore acqueo il liquido e aumenta quella che è la pressione nella cornea stessa, determinando edema. Quindi questo a me è più che chiaro. E in questo caso si passa da un vetro trasparente a un vetro smerigliato. In questi casi si fa il trapianto lamellare di cornea. Parleremo poi del trapianto di cornea più in là. Bene, questa era l'anatomia microscopica a parole. In poche parole, in questa sbobina si parla anche di traumi corneali, ma ne parleremo nel capitolo della traumatologia. Quindi bypassiamo adesso la sbobina, che ci sarà utile soltanto per parlare del cheratocono, che è una degenerazione corneale. Adesso passiamo al resto. Passiamo alla fisiopatologia semeiotica della cornea del primo libro. In seguito a insulti patologici, la cornea può andare incontro a sviluppo di lesioni epiteliali o ulcere corneali che possono essere associate a edema corneale e neovascolarizzazione. Quindi lesione epiteliale, ulcera, edema e neovascolarizzazione. L'esame biomicroscopico con lampada a fessura ci permette di studiare, ingrandendo la cornea, studiando le sue anomalie. L'edema corneale è determinato da una sofferenza ipossica dell'epitelio corneale che aumentando la sua permeabilità oppure per danno della membrana dell'endotelio del quinto strato, noi abbiamo questo accumulo di liquido nella cornea. La neovascolarizzazione invece può essere a livello di superfici profonde, appunto, o forme più superficiali della cornea in presenza di fondamentalmente formazione di vasi sanguigni. In presenza di infiammazione intraoculare è possibile identificare a livello dell'endotelio corneale la presenza di precipitati endoteliali che si formano per le cellule infiammatorie che nell'umore acqueo si depositano sull'endotelio. Ma questi precipitati li vedremo più in là, soprattutto con le uveiti. Comunque interessante questa cosa, che sull'endotelio finiscono i precipitati infiammatori delle cellule, appunto, no? Dell'infiammazione presenti nel umore acqueo. Le lesioni corneali, che abbiamo detto, epiteliali, ulceranti, possono essere di natura infiammatoria o infettiva, no? Si presentano come una cheratite puntata superficiale, quindi piccole lesioni puntiformi dell'epitelio corneale, si differenziano con coloranti vitali sotto studio di lampada a fessura, con la fluoresceina o luce blu cobalto. Quando le lesioni invece confluiscono, possono dare un difetto epiteliale corneale, okay? Che è già una cosa più grave, okay? Quindi da una lesione puntata aggettante a un difetto epiteliale che se si aggrava determina un'ulcera con perforazione della cornea. Gli esami diagnostici utilizzati per lo studio corneale sono la topografia corneale, la mappa calorimetrica, la pachimetria corneale, la microscopia speculare endoteliale, la microscopia confocale corneale. Quindi con questo si chiude anche questo capitoletto. Andiamo avanti.
Ragazzi, per oculistica, gli esami strumentali mettetemi un po' da parte perché sono molto, molto specialistici. Allora, ok. Quindi, dal primo libro parleremo delle patologie non infettive della cornea. Invece, dal secondo libro cominciamo a dire un pochino tutto. Però, prima metto in pausa perché mi devo un attimo riposare. Pausa finita, torniamo a noi. Allora. Patologie della cornea e della superficie oculare. Allora, anomalie congenite della cornea. Le anomalie congenite possono essere determinate da fattori intrinseci, genetici, cromosomici o di migrazione cellulare o estrinseci come infezioni del complesso TORCH, diabete materno, sostanze teratogene, sindrome alcolica fetale. Per le anomalie che noi possiamo avere la sclerocornea, quindi una cornea istologicamente simile alla sclera, per cui più opaca, ok? Incompatibile col normale sviluppo della visione, bilaterale nel 90% dei casi. La microcornea, quindi dal nome avete già capito che è caratterizzata di solito è mono o bilaterale, autosomica dominante, caratterizzata da cornea matura avente diametro inferiore a 10 mm con ipermetropia. Perché abbiamo l'ipermetropia? Perché abbiamo un accorciamento dell'asse oculare. Poi, megalocornea. Quindi questa è una patologia X-linked dove abbiamo una cornea con diametro superiore a 13 mm, associata a miopia, anche a astigmatismo. Cornea plana, invece, rara costituzione bilaterale che tende, in cui la curvatura corneale tende a seguire quella sclerale. Ecco, come spiegarvi questa roba? È facile. Ecco, guardate la mia lampada. Ora, questa è esagerata, però immaginate che questa è la sclera. E qui ci dovrebbe essere un piccolo arco che è la cornea, non vedetelo così, ma così. Ecco, la cornea normalmente è così. La cornea platta significa che la cornea segue la sclera. Non va bene, perché? Perché avremo delle patologie da ipermetropie per abbassamento della camera anteriore che predisporrà glaucomi, stessa cosa anche la microcornea. Ma non è tanto questo il discorso, quanto il fatto che avremo delle anomalie di rifrazione per la curvatura della cornea che viene a essere alterata. Cheratocono posteriore, avremo un aumento della curva della superficie corneale posteriore, solitamente sporadico, unilaterale, non progressivo. Come cacchio si spiega questa cosa? Cioè, se noi abbiamo due curve, quella interna tende a essere più acuta. Poi abbiamo la cheratectasia, patologia molto rara, di solito unilaterale sporadica, con una cornea opaca in toto e protusa. Alla base si pensa ci sia una perforazione corneale intrauterina per infezioni o carenze vitaminiche. Quindi cheratectasia, quindi abbiamo un'ectasia corneale, una protusione corneale con cornea opaca. Va bene, ok. Allora, parliamo un attimo di che cosa parliamo. Parliamo delle distrofie corneali. Allora, le distrofie corneali sono un gruppo di patologie congenite ereditarie, generalmente bilaterali, con alterazioni intrinseche del tessuto corneale, caratterizzate, insomma, idealmente da un'alterazione dell'indice di rifrazione e trasparenza corneale, con decadimento dell'acuità visiva, avremo delle forme anteriori, delle forme stromali, delle forme posteriori. Tra le forme anteriori noi riconosciamo la distrofia microcistica di Kogan o della membrana basale epiteliale, la distrofia di Meesmann, che è una distrofia puramente epiteliale, la distrofia di Reiss-Buchner-Serre, che è della membrana di Bowman, poi la distrofia di Thiel-Behnke, che è sempre della membrana di Bowman, però è di tipo 2, invece quella di Reiss-Buchner è di tipo 1,
La distrofia gelatinosa a gocce è un'amiloidosi subepiteliale familiare e queste sono le distrofie anteriori, quindi sono distrofie epiteliali e della membrana di Bowen. Quelle epiteliali sono quella di Meesmann e la distrofia gelatinosa a goccia. Quelle di Bowman sono la tipo 1 di Rees-Buchelers e Thiel-Behnke, e il tipo 2. Poi abbiamo quelle stromali, dove abbiamo la distrofia di Schinider, vabbè, colpisce la parte anteriore dello stroma appena posteriormente alla membrana di Bowman con una distrofia cristallina. Poi abbiamo la distrofia di Kroenow di tipo 1, che è una distrofia granulare di tipo 1. Immaginate quanta roba. Invece la distrofia di Kroenow di tipo 2 è una distrofia maculare. Poi abbiamo la distrofia al lattice di tipo 1, detta di Bieber-Habban-Dimmer. Poi abbiamo la distrofia al lattice di tipo 2, che è una anomalia facente parte dell'amiloidosi di tipo di gruppo 5 o amiloidosi finlandese. Poi abbiamo le distrofie al lattice di tipo 3. Abbiamo sempre deposito di sostanza amiloide a livello corneale con mutazione della cheratoepitelina. Fondamentalmente, quindi, qui noi vediamo che tutte queste distrofie al lattice sono da amiloidosi. Le distrofie di Kroenow invece di tipo 1 e tipo 2 sono distrofia rispettivamente granulare e maculare, la Schinner invece è una distrofia cristallina posteriormente alla membrana di Bowman. Benissimo. Poi abbiamo le distrofie posteriori che colpiscono la membrana di Desmet endoteliale, dove abbiamo quella di Fuchs, distrofia endoteliale non infiammatoria, poi distrofia endoteliale ereditaria congenita a carico dell'endotelio che porta al trapianto corneale, distrofia corneale polimorfa posteriore, quindi colpisce l'endotelio anche questa. E con queste chiudiamo queste, insomma, distrofie molto, 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 molto strane. Occhio e croce, diciamo che le prime distrofie colpiscono epitelio e membrana di Bowman, le seconde stroma, di cui sono caratterizzate anche da patologie amiloidossiche, quelle posteriori invece maggiormente la membrana endoteliale. Ok. Beh, che ci raccontiamo ancora? Parliamo adesso di degenerazioni corneali. Allora, nel gruppo delle degenerazioni corneali noi citiamo l'arcus senilis, gerontox per gli amici, che si presenta in età avanzata, si presenta con un anello grigio-biancastro paralimbale, a volte separato dall'imbus, e un deposito di grasso portato dai vasi nell'imbus, ok? È presente in persone che hanno una spia di ipercolesterolemia sotto i 50 anni, però di solito è una forma che non dà disturbi di vista, non va trattata. Quindi arcus senilis, che è anello grigio-biancastro. Degenerazione limbica di Vogt, patologia sintomatica correlata all'età, sottile falce biancastra di cornea a livello della fessura interpalpebrale, più frequente nasalmente che temporalmente. Ok, poi abbiamo la degenerazione a pelle di coccodrillo, che è una degenerazione stromale anteriore o posteriore con opacità poligonale a livello stromale. Quindi l'arcus nimbus era paralimbare, la degenerazione limbica di Vogt è a livello dell'imbus, anche questa. La degenerazione a pelle di coccodrillo è a livello dello stroma, dove le forme anteriori sono colpite maggiormente rispetto alle posteriori e non c'è alterazione del visus. La cornea guttata invece allora, abbiamo un fenomeno di pleomorfismo e polimegatismo, cioè le cellule cambiano di forma e grandezza a livello dell'endotelio corneale con l'età. Con l'età, le zone dove le cellule endoteliali degenerano, ok, con l'età, le zone dove le cellule endoteliali degenerano creano degli spessimenti ectasici
della soprastante membrana di Descemet. Eh sì, perché dalla Descemet va nello stroma, ok? E per questo si chiamano guttate, ok? Va bene. Vengono definiti corpi di Hassel-Hinle. Sembra di tipo degenerativo. E si pensa che sia associata alla distrofia di Fucus, che era una distrofia endoteliale non infiammatoria familiare, ok? Poi abbiamo la degenerazione nodulare di Salzmann, patologia principalmente di persone anziane, maggiormente le donne, dopo parecchi anni da una precedente cheratite, soprattutto da tracoma, abbiamo dei noduli biancastri o grigio-brunastri raggruppati in cluster che sollevano l'epitelio corneale e quindi si formano delle cicatrici corneali, quindi come delle lesioni puntate epiteliali raggruppate, ok? Si potrebbe, se non interessa la cornea periferica, far trattamento, altrimenti si può fare una cheratoplastica lamellare, però ci possono essere possibili recidive. Ok. Quindi le degenerazioni corneali, diciamo che ce le abbiamo, ce le abbiamo. Adesso parliamo. Di che cosa parliamo? Delle ectasie corneali. Noi già avevamo parlato della cheratectasia, che era una forma genetica. Nelle ectasie corneali, prima di parlare del carissimo cheratocono, parliamo della degenerazione marginale pellucida del cheratoglobo. Allora, il cheratoglobo è un'ectasia corneale globale, invece la degenerazione marginale pellucida è una degenerazione stromale ectasica corneale inferiore, con calo progressivo del visus, astigmatismo, patologia comunque curabile con occhiali o lenti, oppure in chirurgia per le forme più gravi. La degenerazione stromale ectasica corneale inferiore. Invece l'ectasia corneale globale, acquisito congenita, si può associare la congenita all'Ehlers-Danlos di tipo 6. Calo del visus, assottigliamento corneale, quindi ci può essere anche astigmatismo e ipermetropia, trattamento prevalentemente chirurgico. Okay. Dopodiché abbiamo il cheratocono, che ho corretto la sbobina e l'ho fatta diventare una sbobina perfetta, diciamo, confrontandomi con i due libri. Parliamo del cheratocono. Eccolo qui. Allora, in ordine. Cominciamo. Nella figura si vede una protusione, no, della cornea, frequentemente deformata. La cornea, oltre che essere trasparente, deve avere una regolare curvatura. Nel cheratocono, dove la cornea è spesso trasparente, eccede i valori di curvatura. Quindi, se i valori normali sono 40-45 diottrie, qui sarà anomalo. Se vi è astigmatismo, la cornea sarà maggiormente curva su un meridiano e in modo minore sul meridiano ortogonale, vabbè, ma qua dipende poi se l'astigmatismo è con regola o contro regola. Se il paziente avrà un meridiano verticale di 44 diottrie e un orizzontale di 42, avremo un astigmatismo di 2 diottrie secondo regola. Secondo regola perché è quello orizzontale. Adesso vado subito a verificare se questa non è una fesseria. Ci mancherebbe pure questo. Allora, i disturbi, i vizi di refrazione, astigmatismo secondo regola, nel quale il meridiano più curvo è quello verticale, quindi la cornea sarà maggiore meridiano verticale, ok, l'ha detto bene, perché quello verticale è più curvo rispetto a quello orizzontale, nell'astigmatismo secondo regola, in quello contro regola è il contrario, vabbè. Ha detto due cose che a noi poco ci interessa, cioè parliamo un attimo di definizione di cheratocono. Per questo già queste prime righe di sbobina ci hanno detto che la cornea è deformata, che la cornea, diciamo, non ha una regolare curvatura, che non presenta la tipica trasparenza. La definizione di astigmatismo di cheratocono. Allora, il cheratocono è una malattia da sfiancamento per alterazione genetica del collagene della cornea stessa. Allora,
Il cheratocono è una malattia da sfiancamento, si può dire anche una patologia ectasizzante, fa parte appunto delle ectasie corneali ed è bilaterale, non infiammatoria, con assottigliamento della zona centrale e paracentrale e ha una forma conica. È determinata, come dice la sbobina, da alterazioni genetiche. Tra parentesi, ci sono quindi delle forme sporadiche, quindi doppia mutazione familiare una sola. Le familiari possono essere meccanismi autosomici dominanti o autosomici recessivi. Si può associare ad altre patologie genetiche come l'Elder Dallos, l'osteogenesi imperfetta, la Turner, la Down, la Marfan, ok? E quindi abbiamo questa anomalia genetica che influenza il collagene della cornea stessa. Bene. E quindi la definizione ora è chiara. Avremo quattro stadi dal cheratocono, no? Dipendenti dalla curvatura. Bene. Nel caso che vi sia un cheratocono, l'astigmatismo diventa estremo, irregolare e non facilmente trattabile con l'occhiale. E va bene, questo perché chiaramente col cheratocono l'astigmatismo peggiora. Vediamo adesso gli aspetti un po' epidemiologici. Il cheratocono è classificato come una patologia giovanile, una malattia rara, ma in realtà non così tanto. Rappresenta la causa più importante di esecuzioni di trapianto di corneo o procedure diagnostiche per un giovane tra la seconda e terza decade. È raro vedere un cheratocono che progredisce oltre i 35-40 anni perché la cornea tende a invecchiare aumentando i legami covalenti del collagene, irrigidendosi, quindi difficilmente si sfianca. Perfetto, quindi epidemiologia delta. Adesso la sbobina va direttamente alla diagnosi perché non si sa. Quindi un passo indietro, parliamo della clinica. La clinica del cheratocono sarà la clinica un po' dell'astigmatismo, quindi avremo un'anomalia del visus, possiamo avere una miopia, possiamo avere un grado di astigmatismo irregolare. Non possiamo avere ipermetropia, possiamo avere solo miopia perché l'asse anatomico si aumenta. Ok? Perfetto. Il segno patognomonico è quello di Munson, ovvero avremo una curvatura del margine libero palpebrale inferiore verso il basso per l'impronta del cono, quindi guardando verso il basso c'è questo segno patognomonico. Le complicanze. Cicatrici, la cosiddetta cornea opaca da leucoma, oppure un cheratocono acuto che può dare un'idrope corneale, quindi immaginate la rottura della membrana di Schmetz, quindi aumenta subito la pompa osmotica, avremo edema con riduzione improvvisa del visus, dolore, aumentata lacrimazione, fotofobia, iperemia pericheratitica ed edema centrale. Oh, bene. Dopo che abbiamo detto la clinica, arriviamo alla diagnosi, di cui la diagnosi si basa sulla clinica. Ma la diagnosi, secondo la sbobina, già parte con un esame di secondo livello, invece no, c'è un esame di primo livello, ovvero la lampada a fessura, dove noi vediamo la protrusione conica. Oh. Vediamo anche quello che è definito anello di Flescher, che è un deposito di emosiderina e le strie di Vogt. Adesso il termine Vogt l'abbiamo visto già nella degenerazione limbica, ok, di Vogt, che era una degenerazione corneale, che sono delle strie a falce biancastra. Queste sono a decorso verticale obliquo, stanno nello stroma e spariscono con la digitopressione. Bene. Dopo l'esame, poi a lampada a fessura, si va a un esame di secondo livello, che è la topografia corneale. E qui vediamo attraverso delle colorazioni quelle che sono i colori rossi dove c'è una curvatura maggiore, ok? Infatti si raggiungono anche 50-60 diottrie, il che il paziente non ci vede bene. Di solito, secondo la diagnosi anche del libro, questa topografia corneale identifica maggiormente l'ectasia localizzata nel quadrante inferiore, ok? La topografia corneale ci permette quindi questo studio fondamentale, nonché anche lo studio dello spessore corneale. Bene. Dopo che abbiamo detto la diagnosi, passiamo alla terapia e ho aggiunto qualche cosa di chirurgia. Un cheratocono allo stadio iniziale, spesso con curvatura inferotemporale, quindi anche qui versante del quadrante inferiore temporale, si correggerà con degli occhiali.
Quindi si troverà una refrazione miopica, quindi un astigmatismo asimmetrico. A causa dell'astigmatismo irregolare, la correzione con gli occhiali non è perfetta, quindi il paziente continua a non vedere bene, soprattutto se il cheratocono non è più nella fase iniziale. Vi ricordo che per la miopia mi sa che si utilizzano quelle divergenti dette positive. Se non ho detto una fesseria, per favore, speriamo che mi sono ricordato. Allora, vediamo di più. Per la miopia si utilizzano le lenti divergenti, ok, ho detto bene, ma non positive, sono negative. Ok, bene. Poi, negli stadi successivi si usano lenti a contatto su misura per il cheratocono, adatto a quella forma e geometria dell'ectasia. Qualora la patologia progredisse ulteriormente, si deve correggere chirurgicamente e si sottopone al trapianto di cornea. Ora, prima che noi parleremo del trapianto di cornea, non ne parleremo in questo capitolo, ma più avanti, parliamo un attimo della DALC e della POCR, un attimo solo. Allora, per la chirurgia, la DALC è meglio della POCR e vedremo perché. La DALC è la cheratoplastica lamellare anteriore profonda, quindi cheratoplastica lamellare anteriore profonda. E dura tutta la vita, fondamentalmente sostituisci quelli che sono gli strati corneali esterni. C'è un rischio di rigetto pari a zero, diciamo, molto molto basso, e in 1 o 2 mesi quello che è l'epitelio donatore rimpiazza quello ricevente, danneggiato. Invece nella cheratoplastica perforante si fa una sutura a punti singoli o continua, non dura tutta la vita, può manifestare maggiormente un rischio di rigetto. Diciamo che è una sorta di lembo donatore a tutto spessore che va a coprire la cornea dopo che è stata ridotta chirurgicamente. Quindi cheratoplastica lamellare, cheratoplastica perforante. Ora, questo è il 10% dei pazienti che fa la chirurgia, poi c'è quello che fa il trapianto e parleremo anche di quelli. Un paziente con cheratocono deve evitare di stropicciarsi gli occhi perché può portare a microtraumatismo continuo per la biomeccanica corneale. Esiste da alcuni anni una tecnica parachirurgica chiamata cross-linking corneale, ovvero, detto in parole più povere, trattamento fotopolimerizzante con vitamina B che imbibisce la cornea con gocce o altri sistemi e la irradi con UV, ok? A 365 nanometri, in modo da dare fonti molecolari con l'ossigeno che, come nell'anziano, determinano un legame maggiore e una rigidità maggiore della cornea che non si sfianca più. Questa tecnica ferma la progressione, rallenta, in qualche maniera può anche evitare l'approccio chirurgico. Questa tecnica è utilizzata soprattutto in quelle forme di cheratocono evolutivo, perché io mi sono dimenticato di dirvi che il cheratocono può essere evolutivo o no, e quello dipende dalla storia clinica, se è stabile o non è stabile. Adesso questa forma di cheratocono ce la siamo tolti e sono contento. Abbiamo parlato quindi anche delle ectasie corneali. Adesso dobbiamo parlare delle cheratiti di natura infettiva, fondamentalmente. Poi abbiamo quelle non infettive, metaboliche, interstiziali, immunitarie, idiopatiche, tutto quello che volete, di cui parleremo molto molto rapidamente. Però preferisco farlo nella prossima video lezione perché adesso ho un impegno urgente che devo andare nell'altro appartamento che ho da fare. Quindi a dopo.